Ciao ragazzi e ragazzi, come promesso mi sono arrivate le palette, una roba stratosferica, sono rimasta senza parole e mi hanno rallegrata tantissimo per fortuna perché, vabbè, sono delle palette meravigliose. Allora iniziamo da, per stringere i tempi, da Melissa Tani. Questa è la sua confezione. L'ho lasciata aperta, era così, e la apro, era composta così, con il suo bigliettino di ringraziamenti, la sua, una confezione molto molto bella perché molto curata. Con questa, aspettate, scusate, vedete? Con la sua, cioè molto curata, molto bella, e anche il packaging esterno, qua ci sono tutti, questo vuol dire che non sono testati sugli animali. E questa è la palette con lo specchio, la sua cartina, e la palette in questione è questa. Io le ho swatchate, allora è bellissimo anche Brekel, il suo cagnolino. Sono scriventi qua, ho fatto già degli swatch, scusate, ho detto, ero, è appena arrivata mia figlia, quindi c'è questo verde, molto bello, che dire, questi, a me piacciono molto anche questo grigio, questo verde da abbinare all'altro, insomma è una palette molto bella, vedete? Merita tanto. Domani farò un tutorial della palette. Poi l'altra palette che veramente io non credevo fosse così tanto bella era in questa scatola qua ed è la Blue Money. Una palette che, ragazzi, adesso ve la mostro, non è una cosa da non credere. Questa da Marinon, ho segnato, costava 59,90, da Marinon con lo sconto 41,93. Ma ne vogliamo parlare? Questo è uno scrigno magico, è stupenda, ragazzi, è stupenda. Si apre. Guardate qua, è uno scrigno magico, aspettate che la, perché è talmente grande, ha di quei colori spaziali, guardate, cioè questo poi io sono innamorata di questo, che cosa non è sta palette? È ovvio che poi vi farò un tutorial anche di questa perché è stra meravigliosa. Mi sembra che ci fosse anche sul blu. Comunque, ragazzi, andiamo qua. Guardate, questa era quella di Tani. Sono stra felice di aver speso i soldi per queste due palette perché veramente meritano entrambe tantissimo. Poi vi avevo detto che avevo acquistato anche sul sito di Wycon la palettina della nuova collezione che è abbinato a questo che è quello che indosso che vi ho mostrato questa mattina. Però
Praticamente la palette ha sempre lo specchiettino ed è questa. Anche questa è molto carina, ragazzi. Anche questa è ultra scrivente e ultra pigmentata. C'è proprio tanto. Su cui ho fatto un pasticcione, però anche questa non è da meno. Questa non ricordo il prezzo, dovreste guardare voi sul sito di Wycon. Comunque è molto scrivente, carina anche lei. Insomma, ho tre palette, una più bella dell'altra. Domani mattina inizieremo con Melissa. Poi a venire a me. Questa colorazione mi piacciono proprio tantissimo. Insomma, niente. Questo è il mio mini tutorial. Diciamo che allora Marinon, mi ho mangiato di questi Miss Dior di Opium e di Prada Ocean, non li ho mai sentiti. È un cos'è, concentrato di questo crema qua, siero, non so, di Lancome. Niente, è stata gentile. Ora vi lascio un bacio. Come al solito, vi auguro una serena serata, piacevole e soprattutto riposante anche per quanto mi riguarda, perché sono stanchissima. Un bacione ancora, a domani, ciao!